Ciao a tutti, sono Matteo Casotti, Product Specialist di Carish S.P.A. Vi presento le novità del 2011-2012 qui a Sarzana e partiamo con Godin, che ha portato questa nuova Fifth Avenue, modello Uptown. Sostanzialmente riprende le caratteristiche di liuteria della Fifth Avenue e la propone con un allestimento diverso, con la finitura high gloss, ponte Bixby, ponte Tunomatic in metallo e pick-up humbucker. Rientra in catalogo la Multiac Steel, uscita da catalogo l'anno scorso, rientra con una nuova forma, riprende le linee della Spectrum ed è proposta con un sistema di preamplificazione non più MIDI ma Duet Ambience, ovvero con 4 simulazioni di microfonazione. Passiamo alla Multiac Nylon Encore, che vuole essere la versione più economica del modello ACS, quindi prezzo di vendita intorno ai 1000-1100 euro. Non presenta anche questa la possibilità della connessione MIDI, ma ha semplicemente un sistema di preamplificazione con un piezo e un equalizzatore a 3 bande. Ultima novità molto interessante, il Multi-Hood, uno strumento che ha richiesto diversi anni di sviluppo, progettato insieme ad un musicista amico di Robert Godin, ed è sostanzialmente un oud, cioè uno strumento del Medio Oriente, in versione elettrica, quindi è costruito da una tavola di mogano che viene scavata con 2 camere tonali, a cui viene applicata una tavola armonica incatenata come l'oud tradizionale ed è fornita di un preamplificatore Fishman Aura. Anche questo provvisto di 4 simulazioni digitali di microfonazione. Passiamo a Ramirez, che introduce quest'anno, per i 130 anni di vita dell'azienda, il modello appunto 130 anni. Riprende le caratteristiche del modello 125esimo anniversario e la ripropone con delle decorazioni diverse, in particolare la rosetta, nella quale sono ripresi dei fiori di ciliegio per omaggiare il Giappone, purtroppo minacciato in questi anni da diversi cataclismi naturali e nucleari. Una parte del ricavato delle vendite verrà devoluto dalla signora Amalia Ramirez a favore delle popolazioni giapponesi. Buongiorno, eccoci qua, sono qui a presentare alcune delle novità che quest'anno come Carish presentiamo all'Acoustic Guitar Meeting. Ho scelto alcune cose nuove, questa è praticamente importante. Massimo Varini pubblica la nuova edizione della chitarra solista, fortunato un metodo che ha già venuto moltissimo, riproposto in versione più ampia, si vede anche fisicamente, con DVD allegato, e quindi si porta in linea con la chitarra solista V2 che era già stato pubblicato in versione più allargata, quindi questa sarà sicuramente una cosa apprezzata. Contemporaneamente pubblichiamo finalmente l'album My Sides, che non era ancora stato pubblicato a distanza di più di un anno dall'uscita, però le partite, le trascrizioni, visto il successo di Anacrusis, che aveva già venduto molto bene. Poi, in collaborazione con il Centro Studi Fingerstyle, esce questo libro a 4 mani con Goodman e Davide Mastrangelo. È il primo di una serie dedicati alle tecniche per tecniche fingerstyle. Quindi sarà una serie di 3 metodi dedicati alle varie tecniche. Questo parla più del repertorio della tecnica della creatività. Interessante anche le cose un po' diverse. Questo è un libro di Lap Steel, una Lap Steel Collection, non è un vero e proprio metodo, ma una raccolta. Giovanni Bailo ha pubblicato l'anno scorso un libro sui capotasti parziali e quindi si dedica a queste cose, se vogliamo, un po' di nicchia, ma sicuramente ben apprezzate dai chitarristi. Sempre in collaborazione con il Centro Studi, il terzo volume della Fingerstyle Collection, che con sorpresa, anche se contiene, contiene anche nomi già conosciuti, ma anche allievi del Centro Studi e nomi meno conosciuti, è stata apprezzata anche all'estero. Quest'anno al NAM abbiamo avuto buoni apprezzamenti sulle nostre pubblicazioni di carattere internazionale, quindi di repertorio o metodi bilingui, e anche in inglese, perché abbiamo cominciato a produrre finalmente metodi solamente in inglese per mercato internazionale. Quindi dovremmo riuscire a invadere bene il mercato internazionale nei prossimi mesi.